La gioia della Pasqua pervade il nostro cuore e la liturgia di questa ottava, che come abbiamo sentito ieri dall'omelia del nostro diacono Daniele, è celebrata come un unico giorno, anzi addirittura la cinquantina pasquale fino a Pentecoste è vissuta dalla liturgia come una giornata pasquale intera, e questa gioia pasquale diventa subito occasione di uno sguardo alla primitiva comunità cristiana. Vi sarete accorti che la prima lettura, per tutto il tempo pasquale sarà così, è la vita della prima comunità dopo la risurrezione del Signore, quindi gli Atti degli Apostoli. Oggi abbiamo sentito Pietro che è protagonista un po' di questo. E in questa settimana i Vangeli ancora ci annunciano l'apparizione di Gesù, questa volta a un gruppo di donne di cui non si dice il nome. E queste donne, inizialmente al sepolcro vuoto, sono impaurite, ma ecco, Gesù le invita ad andare dai suoi fratelli, che abbiamo capito sono gli apostoli, a dire a loro di andare in Galilea, perché là lui li rivedrà, apparirà. La Galilea, sappiamo, è la regione dove tutto è iniziato, dove c'è il lago di Tiberiade, dove c'è praticamente il luogo dove Gesù ha vissuto, Nazareth. Quindi un ritornare là. Quello che stupisce nel Vangelo è la corsa, il correre di queste donne. Una corsa che rappresenta simbolicamente la corsa della evangelizzazione. Una corsa che non si è ancora interrotta oggi nella Chiesa per questo compito missionario che la Chiesa ha e ciascun battezzato ha di annunciare la risurrezione del Signore. Corsero a dare l'annuncio. Ecco questa corsa del Vangelo che si espande in tutto il mondo e questa notizia che nella veglia pasquale è stata data ai tre lati dell'altare per sottolineare questa diffusione in tutte le latitudini del mondo di questo annuncio della risurrezione. E questa corsa, ecco, diventa appunto un invito missionario. Andate dai miei fratelli e dite che noi ci vedremo in Galilea. Ci si potrebbe chiedere come mai Gesù dà l'appuntamento in Galilea e non lì dove è morto, a Gerusalemme, dove peraltro è già apparso. È molto significativo questo ritorno all'origine, quasi un ritornare agli albori della propria chiamata e nello stesso tempo un ritorno alla vita feriale. La Galilea per gli apostoli è il luogo della loro famiglia, del loro lavoro di pescatori. E quindi questo invito diventa anche per ciascuno di noi particolarmente simbolico, perché non dobbiamo pensare che questo segno pasquale sia un segno solo della solennità delle liturgie, della gioia di poter fare gli auguri il giorno di Pasqua. Gesù con questo invito di ritorno in Galilea vuole quasi dire anche a noi: guardate che la mia presenza risorta è una presenza feriale. Ritorniamo là dove siamo partiti, ritorniamo nelle nostre case, ritorniamo là dove tutto è cominciato, perché la presenza di Cristo si nasconde nella vita feriale. Questo forse è il messaggio. E allora sarebbe interessante domandarsi: dove, Signore Gesù, mi dai appuntamento oggi? Qual è la mia Galilea? Certo che chiusi in casa non c'è molta possibilità di relazioni con gli altri, però certamente questo grande mistero della ferialità, ecco, ci fa proprio pensare alla presenza misteriosa di Gesù nel volto dei fratelli, delle sorelle che incontriamo, dei familiari che abbiamo nelle mura domestiche. Ecco, questo è un po' il segno che il Signore ci chiede. Vai in Galilea, la tua vita feriale, vivi lì la testimonianza di me vivo e risorto. Io sono accanto a te. E vorrei terminare, ecco, facendo anche poi, per chi partecipa con il video alla messa, lo può anche vedere con gli occhi, vorrei terminare con questa grande fiamma. Ecco, vi sarete accorti che dalla sera di Pasqua, dalla grande veglia,
arde accanto all'altare il cero pasquale e arderà fino al giorno di Pentecoste. Questo cero, che quando si usa anche l'incenso viene incensato, e rappresenta proprio il segno liturgico di Gesù risorto che è accanto alla sua Chiesa. Ecco, lo sguardo è a questa luce, che è la luce del Signore risorto, che deve innanzitutto ardere nei nostri cuori.